Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Fase 2, Conte dice, da lunedì riaperture con fiducia e prudenza. Fase di rischio calcolato, la curva può tornare a salire. Con dati positivi dal 3 giugno, libertà di movimento. Il Presidente del Consiglio ha illustrato il nuovo decreto che allenterà le restrizioni da lunedì. Via le autocertificazioni, i movimenti all'interno delle regioni senza limitazioni, portarsi sempre dietro le mascherine. Dal 15 giugno riapertura per cinema e teatri. Fase 2, report settimanali, infezione sotto controllo, Lombardia, Umbria e Molise, le regioni monitorate. Lo si legge nel documento della cabina di regia tra Ministero della Salute, IS e regioni sul monitoraggio della diffusione del Covid-19 in Italia. Le misure di lockdown hanno permesso un controllo della diffusione, ma la trasmissione rimane persistente. Lombardia, Conte ha detto può riaprire, ma governo pronto se serve. Sono stato tacciato di essere dittatore, quindi la faccia la mettiamo sempre. In questo momento è chiaro che la Lombardia sta combattendo la battaglia più dura e si trova nella fascia del rischio moderato e presenta un livello alto di saturazione delle terapie intensive, sebbene in discesa. Lo dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, con cui ha comunicato l'allentamento della maggior parte delle restrizioni alle libertà di movimento dei cittadini. Il Capo del Governo però ha aggiunto consiglio ai Lombardi di essere attenti. Le misure di distanziamento sociale sono importantissime. DL Rilancio, Orlando dice soldi fanno gola a molti, presto attacchi al governo ispirati dai centri economici e dei media per altre maggioranze. La manovra da 55 miliardi, dopo averne fatto uno da oltre 24 in uno stato di ordinaria amministrazione, insomma ce la saremmo sognata. Questo ha una serie di implicazioni. Nelle prossime settimane vivremo una serie di attacchi al governo finalizzati alla sua caduta, ispirati anche da centri economici e dell'informazione. È l'avvertimento del vice segretario del PD, Andrea Orlando, che è intervenuto all'evento online promosso dal PD Milano Metropolitana, Milano Italia, scriviamo un nuovo futuro. Maturità 2020, il via ufficiale della Azzolina, si inizia il 17 giugno, esame orale di un'ora in presenza e valutazioni serie. Tutti ammessi ad eccezione dei casi disciplinari gravi. Il Ministro dell'Istruzione ha presentato in conferenza stampa le ordinanze degli esami di Stato. Non ci sarà il 6 politico e si potrà non ammettere a seguito di provvedimenti disciplinari gravi a carico dello studente o per altri rari casi che comunque prevedono l'unanimità del Consiglio di classe. Stesse regole varranno anche per il passaggio di anno. Notizie da Napoli e dalla Campania. Sbaltimento illecito di rifiuti. Carabinieri denunciano imprenditori e tre operatori ecologici. Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nel percorrere via Nuova del Bosco, hanno notato tre operatori ecologici della ditta appaltatrice per il prelievo dei rifiuti urbani del comune che, nonostante fosse prevista per quel giorno la raccolta di rifiuti secchi indifferenziati, erano intenti a raccogliere e ad immettere dei rifiuti speciali nel compattatore dell'azienda. Filmato aggressione ad un minorenne nella Pineta, denunciati sei presunti bulli. Sono stati denunciati in stato di libertà i ragazzini tra i 14 e i 17 anni, ritenuti protagonisti dell'inquietante video apparso sui social network in cui nella Pineta all'Arenella bullizzano e aggrediscono un loro coetaneo. Notizie da Treviso e dal Veneto, SOS virus, oltre 300 letti vuoti nelle RSA della Marca, buco di 2,5 milioni. La Giunta Veneta vara una grande ricognizione contabile per quantificare maggiori spese e minori introiti per le IPAB. Prova la moto, sviene per il monossito, la moglie lo salva trascinandolo fuori, tragedia sfiorata a Mareno in un garage di via Papaluciani, sono finiti all'ospedale in quattro. Il 44enne dice mi sono sentito male all'improvviso. Alfredo si prepara, distanza e comfort, la qualità va preservata. Martina Filippini con i fratelli Michela e Nicola hanno rilevato l'attività di Papa Arturo, deceduto esattamente un mese fa per il virus.
Uniamoci adesso, centinaia di commercianti scendono per protestare contro il governo. A meno di 48 ore dall'inizio della fase 2, per molte attività ancora oggi chiuse, i cittadini si sono pacificamente trovati in Piazza dei Signori per lanciare il loro grido di allarme. Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale, donna salvata dai vigili del fuoco. L'incidente, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato in via Barattanuova, Preganziol. Sul posto anche il SUAM 118 e le forze dell'ordine. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Insomma, cosa apre lunedì 18 e con quali misure? Il governatore Federica ha illustrato i contenuti della sua ordinanza, che mantiene l'obbligo della mascherina anche in luoghi aperti se non isolati. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a ripartire. Da lunedì 18 maggio, di fatto, la maggior parte delle attività finora chiuse potrà alzare le serrande e lo farà con linee guida decisamente più applicabili rispetto a quelle messe a punto da INAIL e IS. A illustrare cosa cambierà da lunedì è stato appunto il governatore Massimiliano Federica, che aveva festeggiato l'accoglimento appunto da parte del governo delle linee guida messe a punto unitariamente dalla conferenza delle regioni. Malore fatale mentre lavora nel cortile è successo nel pomeriggio di ieri al Gialmicco. A lanciare l'allarme è stata la moglie, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo, colto da un malore fatale mentre stava tagliando delle piante in cortile, l'uomo di 78 anni di Gialmicco. È successo poco prima delle 17, l'anziano si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. A trovarlo è stata la moglie, che ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto è intervenuto il medico legale, che non ha potuto far altro se non constatare il decesso. Si trova tu per tu con un branco di cinghiali, per paura nella notte per un conducente in Viale di Puglia a Ruda. Ancora presenza di animali selvatici sulle strade del Friuli Venezia Giulia, quindi. Nella notte scorsa in Viale di Puglia a Ruda, intorno alle 23.30, un uomo si è trovato di fronte a un branco di cinghiali che stava attraversando la carreggiata. Malore mentre taglia l'erba, lo trovano senza vita. A notare il corpo di un 55enne di Casarsa è stato un vicino di casa che ha lanciato l'allarme. Per l'uomo non c'era più nulla da fare. Lutto a Casarsa della Delizia, dove è deceduto un uomo di 55 anni che faceva il falegname. È stato trovato senza vita nel giardino della sua abitazione a Casarsa, stroncato da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo né tempo di chiedere aiuto. L'uomo è stato ritrovato dopo diverse ore dal momento del decesso. Nel momento in cui si è sentito male, infatti, era solo in casa. È senza patente e tenta di scappare al controllo. La polizia locale di Udine ha denunciato un giovane pakistano. E poco prima delle 17, una pattuglia della polizia locale di Udine, impegnata nei controlli anti-Covid, ha denunciato per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità e per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un cittadino pakistano di 28 anni. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.